Siamo in una splendida località, Pisciotta Marina, vicino Palinuro, in un bel villaggio che si chiama Le Maree. Qui ogni anno, da vari anni, si svolge uno stage di danza, Forum Danza, organizzato da Alessandra Capozzi e Maria Grazia Casucci. È uno stage internazionale, viene gente da tutta l'Europa, da Helsinki, da Parigi e da tutta Italia. Oggi abbiamo il piacere di intervistare uno dei più grossi maestri della danza nel mondo, il maestro Darko Prebil. Maestro, ci vuole raccontare un po' il suo inizio da danzatore? È successo nel secolo scorso, certamente. Non è tanto anziano, maestro? Noi con la madre vivevamo, mio fratello e madre, a Zagabria, che era la capitale della Croazia, no? E mia madre era molto amante dell'arte, perché lei stessa ha studiato il canto lirico, era maestra delle scuole elementari e amava molto arte e mi portava in teatro, le opere. Ho visto, mi ricordo, prima opera Tosca, si rende conto, avevo 11 anni magari, che mi ero addormentato certamente, capire Tosca. E poi va altri spettacoli, e alla fine mi ha portato a vedere il balletto Romeo e Giulietta, di musica di Prokofiev, e io mi innamorai di questo, mi piaceva tantissimo. Ho visto questi che saltano, girano, e ho detto a mamma, quanto mi piace questo, mi piacerebbe fare questo, perché sa, bambini pensano, oh, faccio questo, poi volevo prima fare il cardinale, perché mi hanno portato cardinale perché mi piaceva teatro, evidentemente questo tutto spettacolo, cardinale con questa mitra, e mamma lavorava all'Accademia delle Arti e accanto alla scuola coreografica, e conoscendo la direttrice, si vedono, no? E ha detto, guarda che mio figlio mi ha detto che vorrebbe studiare la danza. Che età aveva? Avevo già 13 anni quasi. E allora fallo vedere, mi ha visto e ha detto, 13 anni è un po' tardi, perché noi iniziamo a 9-10 anni primo corso, però ci sono corsi nel teatro portato dai professionisti, perché sa, mancanza dei uomini era sempre allora, nei tempi, come anche qui in Italia quando sono venuto. Oggi è cambiato un poco però. Oggi è molto cambiato, adesso c'è il boom della danza maschile, veramente boom, io vedo adesso. È anche un ottimo livello però, eh? Sì, assolutamente, perché adesso capiscono che cosa bisogna, quale corpo, quale doti bisogna avere per la danza classica. Capiscono che è un'arte e non ci sono più pregiudizi. No, assolutamente. Vede, in Russia ammissione alla scuola è dicitura per artisti della danza, non per ballerini. Artisti della danza, che cambia moltissimo, che cosa è? Arte della danza, non semplicemente la danza o ballerini, artisti della danza, in Russia si dice artisti della danza, artisti, balletni artisti. E così è iniziato, lì corsi veramente portati dalla prima ballerina, che era una splendida ballerina, alunna di Nicolai Legat di Londra, una nostra, Anna Roe si chiamava. E così è iniziato, poi come volontari andavamo a imparare il corpo di ballo, corsi ne avevamo, e nel 51, già a 17 anni, io avevo il mio primo contratto come ballerino di corpo di ballo, certamente. E in quelli 4 anni che sono rimasto fino al 55, sono arrivato anche a fare ruoli solistici e anche di primo ballerino. Era un po' di scandali, certamente, perché colleghi, questo moccioso già lo fa ballare, perché mio insegnante e mio direttore, che era Jovanovic, maestro Jovanovic, era alunno della scuola russa, antica scuola russa, perché
Quando è successa la rivoluzione nella Russia, vero? Tanti emigrati, tanti emigrati, aristocrazia certamente, però anche artisti, così mi ricordo, dal Teatro Bolshoi è venuta solista che ha ballato al Teatro Bolshoi tanti anni, Margherita Froman, era una coreografa, una insegnante, Yelena Polyakova che era solista di Teatro Mariinsky, della sua maestà solista, che hanno creato la scuola Abra. E allora man mano con gli anni, al 55 diciamo, ecco, questo moccioso, questo balla, poi mio insegnante ha avuto dei problemi, in qualche modo l'hanno prostrato, io l'ho seguito a Belgrado. E così a Belgrado ho fatto mia carriera di primo ballerino, ballando Lago dei Cigni, Romeo e Giulietta, Cenerentola, Ha ballato tutto il repertorio in effetti, ma volevo chiedere, dopo che lei ha fatto la carriera di danzatore, ha incominciato a insegnare, ha fatto dei corsi? È successo perché nel 65 ero premiato, da parte che ho avuto già premio come miglior ballerino classico al Festival Nazionale del Jugoslavo per il ruolo di Albrecht nella Giselle. E allora ho avuto dal stupendo ruolo, ecco, questo dove serve l'arte, espressività, contenuto, e ho avuto questo borsa di studio per Teatro Bolshoi per un anno, specializzarmi in Teatro Bolshoi, e alla fine di quell'anno, perché ho ballato anche Giselle con la prima ballerina Raisa Suchkova come premio per mio studio, però lì mi sono accostato già al istituto teatrale statale di coreografia. Lì c'era anziano professor Tarasov, Nikolaj Tarasov, che era un grande studioso della danza, che ha scritto questo splendido libro sulla danza classica, e ho detto, Dio mio, io già avevo 37 anni e ho deciso, io voglio andare a studiare, io voglio, ormai avevo tanti infortuni con le gambe, ingrede, abbiamo lavorato moltissimo, io avevo perfino ventina di spettacoli, perché da noi si ballava moltissimo a Belgrado, repertorio operistico dove erano tutte le danze, Principe Igor, Aida, da parte il repertorio nostro ballettistico classico, Lago dei Cigni, Giselle, Cenerentola, tutte queste, Coppelia, non lo so. E così ho deciso e ho avuto la borsa di studio dell'Unione Sovietica, perché quell'anno che sono stato nel Teatro Bolshoi, certo, mi hanno conosciuto, sono andato al Ministero della Cultura, sono piaciuto molto alla gente, in contatto, gentilezza, perché era una cosa stupenda questa direttrice della sezione dei studenti stranieri in Russia, mi ha detto, sai Jarko, io a lei faccio di tutto, perché da me vengono stranieri e pretendono, battono con la mano sul tavolo, lei è venuto con sorriso, con gentilezza, ha chiesto, sono qua, noi gli daremo nostra borsa di studio. E quindi lei? Io sono andato in Russia, a Mosca, al teatro, all'istituto GITIS, e ho studiato con Tarasov l'insegnamento, la metodologia di insegnamento di danza classica, questa materia e tutte le altre materie certamente dovute al e coreografia. E così quando poi ho terminato questi studi, ma precedentemente io venivo in Italia già. No, volevo chiedere questo, quando è arrivato da maestro in Italia per la prima volta? Beh, era nel 67, perché precedentemente m'hanno conosciuto al Teatro dell'Opera, perché precedentemente siamo stati in tournée con l'Opera di Belgrado, abbiamo ballato Lago dei Cigni, repertorio nostro, non mi ricordo adesso precisamente, e lì mi ha conosciuto il direttore artistico, che era Massimo Bogianchini, un musicista, un direttore che gli piaceva la danza, che è una rarità. È una fortuna, è vero. Guardi, è una fortuna nei enti lirici, perché direttori artistici, la lirica
lirica conta, la lirica, la danza allora in quell'epoca. Però questo signore, Massimo Bogianchino, amava la danza e mi ha proposto: vuole venire da noi lavorare? E io ho detto sì. Italia, Roma. È stata la fortuna degli italiani, dei danzatori italiani. Beh, di tanti, dove ho lavorato, certo, Teatro dell'Opera, San Carlo di Napoli, Accademia Nazionale di Danza, dove ho lavorato per 35 anni. Quando è arrivato in Italia, com'era il livello della danza? Beh, sa, diciamo, in quella situazione, quando mi hanno chiamato per montare Giselle nel 68, è uscito spettacolo con Ekaterina Maximova e Vasiliev come protagonisti, il livello non era, mi ricordo che attuale direttore allora, Aurelio Milos, considerava che corpo di ballo non era pronto per fare il classico, cioè che non doveva. Insomma, comunque poi si è visto quando è uscito lo spettacolo. Poi la tua capacità di diciamo di ripetitore ha fatto tutto. Sì, perché non mi scorderò mai, ecco quello che Vittorio Atolenghi, c'è la critica, no, importante del Messaggero, ha scritto: lui fa ballare anche i tavoli. Era una cosa divertente molto. Ed è vero, e non è facile però questo. Pensava che ballerini siano come tavoli o tavoli veri che spostavo, non lo so. Vabbè, ecco. Ci parli un poco invece della sua venuta al Teatro San Carlo di Napoli, quando era direttore della scuola di ballo e della compagnia. Beh, devo dire che sono venuto già in precedenza, perché signora Bianca Galizia mi ha chiamato appena visto questo giovane bel ragazzo, bravo insegnare, perché insegnavo già anche in accademia nei tempi della Ruskaya per un breve periodo, e ha chiamato nel 70, già sono venuto prima volta. Poi mi sono acquistato evidentemente l'amore dei ballerini, dei artisti, e hanno insistito, mi hanno voluto come direttore di ballo e della scuola nel 86. Sono stato quelli 2 anni con sovrintendente Canessa e abbiamo fatto questo lavoro che dovevamo fare. Vogliamo ricordare un grandissimo balletto di repertorio che lei ha montato a San Carlo, Don Chisciotte. Sì, Don Chisciotte. Ricordo ancora che tutti hanno un ottimo ricordo di quel Don Chisciotte, perché dopo tanti anni si vedeva un grande balletto di repertorio con tantissimi danzatori. Eh sì, certo, perché poi abbiamo dovuto prendere dei aggiunti, tanti ballerini, abbiamo fatto le audizioni, perché copriva grande, grande repertorio, grande corpo di ballo, perciò abbiamo preso tanti esterni, non solo quelli del teatro, della scuola del teatro. E c'era allora Sonia Lo Giudice, mi ricordo, che ha ballato ruolo come prima ballerina, certamente il ruolo della Giselle, era una brava artista, veramente brava ballerina, brava artista. E così è iniziata la, diciamo, poi abbiamo rifatto Don Chisciotte a Teatro San Carlo nell'87 con questi artisti ospiti dal grande Farouk Rosimatov e Altinaim, ti ricorda sicuramente. Maestro, volevo chiedere, il suo metodo di insegnamento è quello Vaganova, hanno avuto difficoltà i danzatori italiani da passare dal metodo Cecchetti a quello Vaganova? Beh, sa, ci sono stati tanti discorsi sui metodi, certamente Vaganova ha avuto un grande ruolo nel creare un sistema ben chiaro. Era presente agli questi grandi balletti che creava Mario Spettipà, e con le prime ballerine italiane tipo Pierina Legnani, Carlotta Zucchi, non mi ricordo adesso tutti questi cognomi,
e lei raccoglieva, aveva questa mente adatta per raccogliere dei risultati, la mente diciamo così, questa logica, ha raccolto tutti i risultati guardando le ballerine e ha creato un sistema, perché allora vede ballerine sì, tecnica alle gambe, piruette, salti, però ognuna aveva le sue braccia. Mario Spettipa lasciava libertà a ogni ballerina di fare le braccia che erano che volevano loro, che stavano bene a loro. Però Vagano ha raccolto tutto, queste braccia, queste posizioni, e così ha creato questo suo sistema che poi ha applicato come insegnante nella scuola coreografica. Un vero e proprio metodo, diciamo. Oggi il nome è suo, di Vagano, Agrippina Vagano. Certo, un metodo suo, cioè un sistema logico, un sistema che tiene forte. Schematico, diciamo. Però lei, io so che lei ha studiato anche un altro sistema di un altro grande maestro. È difficile dire altro sistema, la danza classica è quella, però poi le cose progrediscono certamente, perché cambia l'epoca, cambia l'estetica, cambiano i fisici, cambiano in qualche modo, perciò le cose sono andate avanti un pochino. Tarasov è stato una mente proprio, un scientifico, è stato questo, ha creato questa, la logica della costruzione della lezione, la puntualità, la musicalità, caricare, creare questi corpi durante gli anni con la saggezza, con non una cosa causale, a un sistema ben preciso, ben chiaro. Lei a quale maestro è legato, diciamo, che dice, dicendo mi ha dato veramente tanto come metodo di insegnamento? Questo è Tarasov come sistema, come metodo, però come qualità, poi particolarmente per la danza femminile, io ho imparato moltissimo con grandiosa ballerina del passato e grandiosa insegnante Marina Semyonova, per la quale Maja Plisetskaya ha detto, ha lavorato con lei i ruoli suoi, ha lavorato e a me ha detto Maja, io lavoro con lei perché lei non mi ama, mi dice tutte le cattiverie, e Marina Semyonova sa tutto. Queste sono le parole di Maja Plisetskaya, perciò lavoro con lei, perché non mi ama, perché mi maltratta e allora mi dice tutte le cattiverie. Voi vi renderete conto con chi stiamo parlando, con uno dei più grandi pilastri della danza mondiale, e ha conosciuto anche tanti, tanti grandi maestri, parliamo della Plisetskaya, Maksimova, tantissimi grandi maestri. Maestro, ci vuole raccontare un episodio che quando era direttore a San Carlo, un episodio anche simpatico, perché io so che lei è stato con tanto piacere al Teatro San Carlo e tanti anni. Beh, posso ricordarvi quando ho fatto prima volta Giselle al Teatro San Carlo, allora il sovrintendente era Di Costanzo. Questo grande Di Costanzo che ha rinnovato il teatro, Allora lì è successo un piccolo scandalo, diciamo, che c'era un primo ballerino che però ormai, che io gli ho dedicato il ruolo di guardabosco della Giselle, però come mancava un po' di diciamo di espressività, ho dovuto toglierlo da questo ruolo e dedicargli un altro ruolo, però tecnicamente molto difficile, come già era un po' avanzato in età, non era più in forma fisica tale, ho dovuto levarle anche questo ruolo. E allora è successo un sciopero, perché i sindacati, come mai, il maestro, questa terribile protesta, e hanno creato un sciopero che è durato un parecchio
tempo, 2-3 settimane, è molto questo. Comunque un giorno mi chiama, dopo di questo che è successo questo giorno, mi chiama Di Costanzo nel suo ufficio e mi dice le parole: maledetto il giorno quando lei ha messo il piede in questo teatro. Capito? Perché evidentemente allora lavoravano, sì, dai, accontento uno, accontento l'altro, e io non ero di questa stoffa che accontentava. O fai o non fai. Lei infatti ha cambiato un po' il metodo e ha rivoluzionato tutto il corpo di ballo della Compagnia di San Carlo, perché io ricordo benissimo che lei è stato il primo a fare delle audizioni anche con danzatori esterni al teatro della scuola di San Carlo. Esattamente, perché era necessario grande numero di corpo di ballo, solisti c'erano, devo dire, perché signora Galizia aveva questa antica scuola italiana, comunque c'erano dei solisti, però soprattutto per corpo di ballo. Il classico chiede grandi numeri, corpo di ballo è sempre minimo 24, se non poi nella Baiadera perfino 32 sono di corpo di ballo femminile, capito? Ci vuole. Oggi purtroppo fanno sempre con numeri ridotti ed è un peccato, perché un grande balletto di repertorio non puoi farlo con dei danzatori ridotti. Ma certamente, non deve mancare il rispetto per gli autori. Lago dei Cigni è Lago dei Cigni, Baiadera è Baiadera, Raimonda è Raimonda, bisogna rispettare, perché ho visto poi nel mondo tanti, quelli anche fuori usciti dalla Russia, hanno cambiato, facevano quello che gli pareva, aggiungevano proprie coreografie, cambiavano lo stile, assolutamente io sono contro questo. Io lavoro col massimo rispetto dagli autori. Perché non si può cambiare un romanzo? Perché non si può cambiare una opera musicale? E perché il balletto si permettono di cambiare come gli pare? E no. Allora, immagini cambiare la Divina Commedia. Importanti quelle che hanno fatto e hanno, insomma. Maestro, lei ha dato tanto alla danza in Italia, ha avuto dei riconoscimenti dalle istituzioni italiane, perché un personaggio come lei, che veramente ha cambiato un poco il metodo, il sistema, anche il modo di pensare della danza, che le hanno dato? Quale riconoscimento le ha dato le istituzioni? Beh, primo, già dopo un anno che sono stato in Accademia, premio Positano. Questo era il mio primo premio italiano. Poi ho avuto da Presidente Ciampi, ho avuto Cavaliere al Merito della Repubblica, poi ho avuto riconoscimento di questo Premio Internazionale delle Muse a Firenze, in una compagnia stupenda, c'era Manzù, c'era Rosella Falk, c'erano loro premiati e io tra loro, un straniero, poverino jugoslavo. E poi premio alla carriera di questa premio romano Iaruskaya, poi ho avuto dall'Accademia Nazionale di Danza, adesso mi hanno dato, quando sono arrivato alla mia età di seria, premio alla carriera anche questo. Allora, Belgrado è altra cosa, Belgrado anche premio alla carriera, premio come primo ballerino tanti anni fa, insomma ne ho avuto, però io dico il lavoro è quello che è premio, se lavori bene questo è il più grande, più bel premio che c'è nella vita, il lavoro. Questo vuol dire, quando uno è grande dentro dice non mi interessa dei premi, perché tanto è quello che si vede che poi mostro al pubblico, quello che io posso dare. Maestro, Con proprio lavoro fai vedere quello che sei, chi sei, come. Volevo chiedere, cosa ne pensa lei dei licei coreutici? Beh, io penso che questo è un grande errore che hanno creato questi licei coreutici, che iniziano dalle medie superiori, mi pare, dalle medie superiori. E precedentemente dove sono le basi? Perché da dove provengono questi poi? Perché se non si inizia da ABC non si può leggere. Se non ne conosci ABC, come leggi? Come fai?
non è possibile. Perciò io credo che un grosso errore che hanno creato questo. Devono avere normale, perché danza classica è talmente difficile fisicamente, talmente esauriente, e ci vuole anni per creare un corpo. Perciò vede, nei nostri paesi iniziano a 9-10 anni lo studio, questi corpicini che devono essere certamente dotati, assolutamente psicodotati, psicofisicamente dotati per la danza, e poi è un lungo processo. Come possono iniziare dalle medie superiori? Ma anche negli enti lirici comunque incominciano all'età di 8-9 anni, eh? Assolutamente sì, la scuola del teatro dell'opera, la Scala di Milano, certo, è normale, logico. È una... Lei che è stato tanti anni all'Accademia, io le chiedo, ma da chi è partita questa idea di fare il liceo, di creare i licei coreutici? Non saprei, veramente non saprei, non saprei da chi è partita, o è dal Ministero o è dall'interno della danza, non lo so, può darsi da Margherita Parilla, non lo so da chi è partita questa idea. Comunque sa, il Ministero crea delle leggi non chiedendo a nessuno niente, sono dei burocrati che io per esempio ho scritto adesso, in conseguenza di tutto questo che è successo in Accademia, ho scritto la lettera al Ministro Stefania Giannini, gli ho scritto una lettera toccando le questioni di principio, non ho nominato nessuno, non davo colpa a nessuno, però ho detto le cose qua, come va creata, come va fatta una scuola e col quale rispetto. E ho detto che i burocrati non devono decidersi da creare delle leggi sull'Accademia, sulla danza, non conoscendo la danza. Perlomeno consultatevi con i professionisti. Posto, perché arroganza della politica in Italia, scusatemi, è una cosa... Anche perché tutti possono aprire, anche qualsiasi istituto può aprire un liceo coreutico, allora non c'è più una regolamentazione, possono entrare tutti, e secondo me questo è sbagliato, perché che senso ha creare, poi che crei un danzatore, un maestro, non si capisce bene. No, ma se non ci sono le condizioni in un corpo, non è inutile fare questo. Questo è solo illudere le persone che potranno ballare, è un inganno. Io mille volte ho detto, anche nella stessa Accademia negli anni, non prendete quelli che non sono completamente dotati, è una illusione, voi create i problemi ai bambini, ai giovani, vivono infelici dopo, toccano tutte le porte, terminano perfino, insomma è un disonesto verso i giovani. Giovani, la scuola, la famiglia e la scuola deve dargli una via possibilmente sicura, capito? Nella vita, che andranno nella vita facendo il loro mestiere con sicurezza, con soddisfazione, e non prendiamo tutti, poi si vedrà, poi no. Lei ha creato tantissimi danzatori e danzatrici, che rapporto c'ha oggi con questi danzatori? Beh sa, io ho creato dei attuali insegnanti, sono un 18 mi pare, attuali insegnanti che hanno con me fatto la tecnica e la metodologia dell'insegnamento. Tutti sì, mi vogliono bene, penso, tanti, ogni tanto mi telefona qualcuno, però sa, la vita va e si scordano magari delle volte hanno problemi della vita personale. Nell'Accademia adesso c'è una situazione molto scadente, abbiamo questi commissari, è commissariata l'Accademia, commissariata anche la Fondazione, e questi commissari esterni che non sanno nulla della danza, e il Ministero non si decide. Abbiamo avuto questo primo commissario, signor Cariotti, che è un musicista che guidava un conservatorio, non mi ricordo quale,
che l'hanno votato come direttore perché era una persona molto duttile, molto voleva capire, chiedeva delle informazioni, come è questo, che cosa è questo, come, ed era persona molto, però poi è successo un coso, denunce, TAR, insomma una situazione avvelenata, sono dei veleni in accademia, quali il ministero non si decide di risolvere, ma questi sono soldi pagati dal popolo italiano che paga le tasse, dove è la responsabilità visto questo dei politici, del ministro, della signora Stefania Giannini? Sono soldi del popolo italiano che è pagata l'accademia, l'accademia è statale e loro, c'è un'arroganza, c'è un... veramente io non riesco a capire. Speriamo che ti risolvi al più presto, perché c'è bisogno di un grande direttore per l'Accademia di Danza di Roma. Non solo per la danza, anche nei teatri, io sento i nomi strani, questi qua, chi li conosce, mai sentito, insomma, ecco, va bene. Questa è la politica. Sì, comunque io sono contento venire qui a questo stage che crea Alessandra Capozzi, che è ex prima ballerina del Teatro dell'Opera. Sì, infatti... Una delle mie... Appunto, questo volevo dire, tra le tante, diciamo, allieve... che lei ha creato, Alessandra Capozzi, che è una delle organizzatrici di questo forum danza, è stravede per lei, perché quando parla di lei le posso garantire che se lui illumina gli occhi e dice: ah, lui mi ha creato, lui mi ha fatto, io devo tutto a lui. Sì, è vero, sa, è vero, perché lavoro, io ho lavorato semplicemente, non è che... Però devo anche ricordarmi che c'è una perla della danza adesso, mia alunna, che è stata prima ballerina al Teatro alla Scala, poi è andata per vari disaccordi, è andata a Boston, Ballet Company, dove è la prima ballerina anche lì, Petra Conti, e adesso balla in questi giorni con Roberto Bolle a Los Angeles, questo spettacolo Roberto Bolle and Friends, no? E allora questa è una ballerina attrice, ragazzina di un grande talento. A me dispiace che è andata via dalla Scala, perché alla Scala ballava comunque questo repertorio lirico-drammatico. Lei sa che una critica dopo balletto è Eugenia Onegin l'ha paragonata niente di meno che con Anna Magnani, per la drammaticità, per talento drammatico. E questo, ecco, queste sono grandi gioie quando hai questi alunni che ti seguono, che ti danno soddisfazione enorme, particolarmente, ecco, perché io sempre nel mio lavoro non è solo la tecnica, perfezione tecnica stilistica, ma è espressività, essere quello, sa, che diceva Stanislavski, vedendo Eleonora Duse recitare a Mosca, ha fatto un strillo. Questo è il mio sistema di recitazione, cioè questo detto entrare sotto la pelle del personaggio. Perciò, ecco, questa Eleonora Duse ha fatto un grande, come dire, una innovazione della recitazione nell'epoca sua dell'Ottocento. Eleonora Duse era un genio della recitazione, un artista fino al midollo dell'osso, certo. Perciò, ecco, grazie a Eleonora Duse ha influenzato anche alla danza, perché quando è venuto grande coreografo Gorsky da Pietroburgo a Mosca, al Teatro Bolshoi come coreografo direttore, era influenzato molto dal sistema del teatro artistico di Stanislavski, che ha creato questo sistema, entrare sotto la pelle dei personaggi, perché prima era arte drammatica declamatoria, declamavano pose importanti, invece la verità di una vita umana, di una, deve uscire vari personaggi, noi tutti siamo diversi, vero? Perciò, ecco, questa diversità dei ruoli, studiare, andare nel fondo dell'arte, questo è importante. Balletto a Mosca ha subito
questa influenza del sistema, del sistema di Stanislavski, cioè di Eleonora Duse. Quanto è importante per lei studiare mimiche per gli allievi? La mimica è molto importante perché ci sono le lezioni della mimica anche nelle scuole serie, certo, pianoforte per esempio, io ho scritto al Ministero, in Accademia come mai non si studia pianoforte per 8 anni? Bisogna studiare pianoforte perché questa è l'arte legata visceralmente con la musica. Se uno non è musicale, capisce che non entra nel fondo della musica, che cosa può interpretare? Come vede oggi la danza in Italia? Beh, ha subito un boom, devo dire. C'è un grande interesse, è iniziato questo grande boom, particolarmente dei maschi, che fa piacere, perché i maschi prima si considerava non è la professione dei maschile, la danza, invece vede adesso. E a me fa piacere perché io c'ho carini i miei ragazzi, sta a Teatro dell'Opera, a Palermo di Napoli, a Scala di Milano, i miei alunni ultimi maschietti. E fa piacere questo, vedere che non è caduto questo tabù sulla danza maschile. È caduta da molti anni ormai. Sì, assolutamente sì. Però devono cadere ancora le cose in Italia. Devono cadere. Io penso che sia la musica che la danza che la lirica dovrebbe avere un referente politico, uno che sia alla Camera e al Senato che capisca di queste discipline per portare avanti questo discorso, perché altrimenti se ci affidiamo sempre ad altri per questo sistema sarà sempre peggio. Ma certamente, perché la responsabilità, cioè politica, dovrebbe attorniarsi con i specialisti, con compositori, con direttori d'orchestra, con artisti grandi della lirica, della danza. Ecco, c'è la Carla Fracci, che è una artista vostra per eccellenza italiana, artista, grande artista. E chiedete le cose sulle professioni, perché come un politico può conoscere la specificità di una professione che non è sua? Perciò politica è molto arrogante italiana, questo veramente, guardi, ce l'ho a morte con la politica. Speriamo che cambi col tempo, perché è molto importante la cultura, la Germania ha investito tanto nella cultura e va avanti, l'Italia invece investe sempre pochissimo. Devo aggiungere assolutamente, Unione Sovietica, quella che ho vissuto io, Partito Comunista Sovietico ha dato una grande importanza alla cultura, perché si considerava che cultura è quella che educa le masse, ed è veramente in Unione Sovietica cultura apparteneva al popolo. Voi potevate vedere che arrivavano dai kolkhoz, queste farme sovietiche, kolkhoz si chiamavano, no? Arrivavano contadini che nei pullman, nei spettacoli, sentire Aida, vedere Lago dei Cigni, televisione, era un programma culturale, erano bellissimi in Unione Sovietica a questa punta. Perciò bisogna dare alla cultura molta importanza, ma massima importanza, che la cultura educa le masse. Qui bisogna veramente educare il popolo. Maestro, c'è qualcosa che lei nella sua carriera non ha portato a termine e che vorrebbe portare a termine? Ma parliamo di danza, chiaramente. Sì, certamente di danza, ecco. Adesso mio amico Vasiliev mi spinge di scrivere le mie memorie. Io dico, ma no, io non sono un scrittore, poi chi sono io per le mie memorie? A chi può interessare, gli ho detto. A tanta gente. Lui ha detto, ma tu hai vissuto in Jugoslavia, hai vissuto in Russia, hai vissuto in Italia, hai lavorato dappertutto, hai lavorato in Argentina, hai lavorato in Olanda, tante persone conosci, tante situazioni hai vissuto. E poi mi ha dato esempio di Zeffirelli. Zeffirelli ha scritto sua biografia e ha scritto molto sulla sua madre, che adorava, tu adoravi tua madre, quello che scrivi. Io dico, io chi sono per scrivere? A chi può interessare, capire? E allora
Poi diciamo adesso, come ultimamente sono in riposo, ho iniziato, però scrivevo in lingua russa perché non so, insomma, poi ho buttato, ho scritto 7-8 pagine e poi ho smesso. Devo dire che ci sono, Eleonora Duse non ha scritto mai sue memorie, non voleva. C'era una grande attrice in Russia anche che ha scritto per tre, grandiosa attrice che la conosceva dai bambini di adulti in tutta Unione Sovietica, cinematografa, teatro, cinema. 3 anni ha scritto, dopo 3 anni ha strappato tutto. Perciò io dico, io, chi sono io, per chi può interessare, perciò non lo so, se farò o non lo farò. Comunque, mi dicono sì, quando parla ci sono le cose, dai, scriva, mi dicono di sì, ma io non lo so. Non lo so. Io le invoglio a scrivere perché è importante che ci sia qualcosa che adesso di suo. Volevo chiedere, lei ha, diciamo, ha un bagaglio di culturale della danza, il mondo della danza è enorme, c'è qualche suo discepolo? E ci sono, certamente, certamente, cioè, per esempio, stessa Elisabetta Terebus, l'ho creata io con un lavoro dettagliato, perché poi lei già era ballerina al Teatro dell'Opera, no? E il lavoro sui ruoli che c'era, il lavoro, e poi quando si è staccata dal Teatro dell'Opera veniva sempre, maestro Nuri mi dice questo, maestro per favore, andava nelle sale, veniva in accademia a cisellare il lavoro, capito? Per tanti, no? La stessa Margherita Parilla, la stessa, ma tutte ballerine che erano capaci di capire le cose, hanno approfittato del mio lavoro, dei miei consigli, del mio. Ho lavorato con tanti anche gratis nelle sale, lì regalavo i ruoli. È vero, io so che lui ha fatto lezioni private veramente gratis. Perché io amavo il mio paese, io auguro a tutta la gente di amare il proprio lavoro. Possibilmente, certamente delle volte ti capitano lavori a certa gente che non vedono il momento di andare in pensione, ma quale pensione? Lavorare, lavoro è la vita, lavoro è la fortuna. Maestro, però la danza o la ami totalmente oppure dici no, non mi piace. Ma ciascuno dei mestieri, anche il suo mestiere, lei lo ama? E appunto, bisogna amare il proprio mestiere, assolutamente, perché invece vivi la vita infelice. Certo. Lavoro è la vita. Io sono stato non contento, felicissimo di parlare con uno dei grandi della danza mondiale, perché il maestro Prebil, Darko Prebil, è uno che ha dato tantissimo alla danza, e io spero che il ministro dell'istruzione dia un incarico anche presidente onorario perché, all'Accademia, perché veramente c'è bisogno di una mente e un conoscitore come lui che dia sempre tanto alla danza, perché io penso, gli auguro una lunga vita, ma lui penso che vorrà finire la sua vita con un Batman Tandieu. Lavorando, al lavoro, come Molière è morto nel palcoscenico, facendo il suo amato lavoro. E questa è la morte splendida, bellissima. Io le auguro una lunga vita con la danza. Ringrazio ancora il maestro Darko Prebil, Enzo Conte per Mondo Web. Grazie a voi e auguri per il lavoro.